parte da Abano e dall'Istituto Professionale Pietro D'Abano, Istituto Alberghiero, la nuova puntata di Agricoltura. Benvenuti. Siamo qui perché CIA Padova ha preparato questo ricettario della salute, ovvero buoni prodotti della terra cucinati bene per garantire la salute a chi li consuma. Ma non solo, perché tutto questo può diventare anche veicolo di promozione turistica. E siamo con il presidente di CIA Padova, Luca Trivellato. Un tentativo di dare cultura, ma anche di valorizzare quello che sono i nostri prodotti. Un ricettario che avete voluto presentare qui all'interno di un istituto con i giovani che hanno cucinato e poi hanno presentato questi piatti. Il futuro è rappresentato dai giovani. L'istituto non solo ha promosso le sue con la preparazione di queste ricette, ma è stato proprio, sono stati anche gli studenti a creare queste ricette e a darle appunto a Health Chef perché dopo vengano esaminate sotto il profilo scientifico della parte, diciamo, salutistica. Noi come organizzazioni agricole ci stiamo ponendo forte il tema di come uscire da questo momento di crisi. Crediamo che una delle possibilità sia quella di creare reti e sinergie tra istituzioni, associazioni, consumatori e ovviamente i produttori agricoli. Per cui abbiamo voluto farlo qua, la prima iniziativa. Adesso il ricettario sarà disponibile nei mercati rionali di CIA Agricoltori Italiani e negli agriturismi aderenti a CIA Agricoltori Italiani. È una maniera appunto per valorizzare il territorio ma anche per creare cultura. Grazie Presidente, adesso i titoli. La salute del consumatore dal lavoro dell'agricoltore. Ad Abano gli studenti dell'alberghiero mettono a tavola uno speciale ricettario che aiuta a prevenire le malattie, un'iniziativa della CIA di Padova che ha coinvolto provincia, regione e la Lega Italiana per la lotta ai tumori. Arnie in pericolo non solo in Veneto e Friuli ma in tutta Italia. Un fungo parassita delle api si è modificato diventando ancora più micidiale per gli insetti. Ancor più subdolo perché non dà sintomi specifici ma porta a un deperimento generale fino alla morte completa degli alveari. Dalla regione Veneto un bando da 915.000 euro per riammodernare i frantoi oleari. 18 gli interventi ammissibili con l'obiettivo di aumentare i volumi di lavorazione dal Cansiglio al Lago di Garda per l'olio extravergine di oliva. Le sue bacche piacciono molto agli orsi, ma dalle sue foglie si producono tisane miracolose contro le cistiti femminili, due le ricette in rosa con l'uva ursina dal nostro Renzo Gatto. Saper potare, ma saper anche quando potare. Le osservazioni del nostro Adriano Favaretto sugli interventi fuori stagione che compromettono le fioriture primaverili, ma anche il ricordo di un trevigiano per la tragedia del 7 aprile 1944. La scorsa settimana l'avevamo sentita squittire pronta per ritornare in natura. In questa puntata di Zampettando gli ultimi accorgimenti per Frida, la scoiattola salvata da cucciola dopo la caduta dal nido e ora padrona del bosco. Puntuale torna il pronostico di questo mese con Morgana, la fattucchiera di agricoltura che consulta i segni delle risorgive del Sile, le anticipazioni su come sarà aprile per la campagna, per l'economia e viste le prossime elezioni anche per la politica. E siamo con la preside dell'Istituto Alberghiero Pietro D'Abano che sta ospitando questa iniziativa. Perché avete accettato la sfida di questo ricettario? Beh, abbiamo accettato la sfida di questo ricettario perché noi insegniamo sì a diventare magari dei bravi chef, però anche a conoscere quello che si mette, si combina per appunto creare una ricetta, creare un menù, perché appunto oltre alle lezioni di laboratorio i nostri studenti hanno tutta una formazione che riguarda proprio le conoscenze, tra cui una materia che si chiama appunto scienza dell'alimentazione. Noi oltre che insegnare ai nostri ragazzi quelle che sono le cucine del mondo, insegniamo anche quelle che sono le cucine regionali. Nello specifico è normale, quella veneta dà a un po' diciamo la scena da protagonista, però poi non trascuriamo anche le altre cucine della nostra, insomma, delle nostre regioni, perché l'Italia ha un patrimonio veramente variegato di piante, di verdure, di frutte, e quindi secondo me un bravo chef è colui che con poco sa fare veramente un piatto gourmet. Tra i suoi allievi quanti lavorano, lavoreranno o hanno lavorato in agriturismo? Allora, è una minoranza ancora, infatti dobbiamo lavorare di più sul fatto di valorizzare il territorio e la stagionalità.
tipo anche la frutta stagionale, anche per una questione sia di educazione civica in un certo senso e sia anche, ahimè, anche economica, perché un prodotto che non è stagionale, a prescindere se è italiano o straniero, comunque costa di più. Grazie, adesso le notizie. Alveari in pericolo non solo in Veneto e in Friuli, ma in tutta Italia. Un fungo, il Nosema cerane, parassita delle api da miele, si modifica diventando ancora più micidiale per gli alveari. Per molti studiosi è l'ennesimo effetto del cambiamento climatico, ma anche degli interventi preventivi dell'uomo. Riclassificato come Varimorpha cerane, questo fungo parassita delle cellule dell'apparato digerente delle api da miele è ormai presente praticamente in tutta Italia e non solo. Non dà sintomi specifici, ma porta ad un deperimento generale degli alveari e al momento non sono disponibili farmaci registrati per i trattamenti, solo integratori alimentari che hanno un'efficacia varia sulla riduzione delle spore del fungo. Allerta anche in Veneto, dopo che nella vicina Emilia-Romagna, negli ultimi 10 giorni, si sono registrati 66 nuovi casi di peste suina africana nei cinghiali e ora il totale è di 1779 casi. Alta la preoccupazione per i focolai presenti nelle province di Piacenza e Parma, tenuto conto dell'importanza in queste province degli allevamenti di suini. Il commissario straordinario per la lotta alla peste suina africana, Vincenzo Caputo, sta emanando una serie di provvedimenti che partono dalla riduzione del numero di cinghiali, che di questo virus rappresentano un serbatoio naturale che contribuiscono attivamente alla sua diffusione. Un provvedimento sostenuto dagli allevatori e da tanti agricoltori che da anni lamentano i danni prodotti da un crescente e incontrollato numero di questi selvatici. Sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per investimenti a sostegno del settore vitivinicolo effettuati da imprese agricole e aziende di trasformazione e commercializzazione. L'intervento della Politica Agricola Comune 2023-2027 per il settore vitivinicolo registra un contributo a fondo perduto pari al 40% per le aziende agricole e fino al 30% per quelle di trasformazione. Per questo bando biennale 2025-2026 sono disponibili 9,5 milioni di euro, ripartiti equamente fra aziende agricole e aziende agroalimentari. La Regione Veneto ha deliberato un bando da 915 mila euro in favore di un percorso di ammodernamento e sostenibilità dei frantoi oleari. 18 gli interventi ammissibili, incentrati anche sulla possibilità di sostituire gli impianti di estrazione a tre fasi, anche con impianti multifase. L'obiettivo è aumentare la diffusione dell'innovazione tecnologica del settore dell'olivicoltura per attrarre nuovi produttori e di conseguenza volumi di lavorazione che richiederanno una migliore funzionalità degli impianti produttivi di olio extravergine di oliva. E con Walter Poli, che rappresenta qui la Camera di Commercio ma anche è riferimento per la Federalberghi qui a Padova, parliamo di promozione attraverso un buon prodotto ma anche una buona cucina. Assolutamente è un connubio fondamentale. Se pensate che all'interno dei nostri stabilimenti la prima cosa che si vende è il servizio, ecco, il servizio poi di conseguenza produce anche un prodotto, è sicuramente il reperimento di materie prime importanti, ma soprattutto poi la lavorazione che sia consapevole, che sia sostenibile, che strizzi l'occhio comunque ai prodotti del territorio, alla stagionalità, sicuramente rende del tutto, diciamo, a valorizzare, ecco, il prodotto che si offre. Ma il turista poi lo capisce tutto questo? Noi, i cittadini e l'associazione, comunque, ecco, siamo sicuramente custodi della cultura e delle tradizioni e abbiamo veramente anche questo grande onere e onore che è quello appunto di diffondere il territorio, di diffondere appunto i nostri prodotti e di diffondere soprattutto la cultura dell'ospitalità, ma non solo. Quindi possiamo dire che in fondo il cameriere piuttosto che lo chef è il primo ambasciatore del nostro turismo? Assolutamente, sarebbero i primi che andrebbero formati. Sicuramente c'è un impegno grande e forte da parte di tutte le associazioni di, con azioni anche mirate, talvolta magari insufficienti, talvolta, ecco, dove si potrebbe sicuramente investire qualcosa di più, però come giustamente diceva, assolutamente anche il cameriere, che è il primo contatto con, e forse a volte anche l'ultimo, diciamo, con l'ospite, è fondamentale sì che sia un ambasciatore della nostra cultura. Grazie, adesso noi ci fermiamo per un servizio dedicato alla viticoltura eroica nel Prosecco con droni ed esoscheletri.
L'esoscheletro è la risposta a tutti quei movimenti ripetuti che facciamo, che fanno gli agricoltori, i viticoltori nelle fasi di potatura, di raccolta, di sollevamento delle cassette. L'esoscheletro rappresenta una soluzione per ridurre il carico di lavoro. Studi dimostrano riduzioni fino al 40% dell'affaticamento degli operatori, quindi anche queste sono tutte soluzioni che nei prossimi anni diventeranno come i DP che si utilizzano normalmente, dispositivi di protezione individuale che si utilizzano normalmente nelle aziende agricole. È solo una delle innovazioni in viticoltura eroica presentate nell'appuntamento di Vite in Campo a Valdobbiadene, una serata organizzata dal Condifesa TVB. Perché vogliamo tornare a portare in viticoltura eroica delle soluzioni innovative, quindi macchine, strumenti, innovazione tecnologica che aiuti il viticoltore a continuare a coltivare in maniera efficiente ed efficace anche vigneti proibitivi, ecco, come quelli della zona dove siamo. Ecco allora l'applicazione dei droni tra i filari. Il drone è uno strumento automatico, quindi permette di operare in autonomia con l'operatore che non è nelle immediate vicinanze della macchina. Quindi questo, diciamo, ha dei vantaggi importanti per la sicurezza, sia sicurezza fisica, perché di fatto non c'è più il problema di avere l'uomo sulla macchina che può ribaltarsi, può avere degli incidenti. E seconda cosa, anche dal punto di vista della contaminazione chimica, diciamo, dai prodotti fitosanitari, perché l'operatore sta distante, sta normalmente in una distanza di vista che gli permette di vedere l'operazione, di seguirla per questioni di sicurezza, ma sicuramente non rimane contaminato. Un futuro non solo possibile, ma già alle porte, considerando che l'unico ostacolo è legato alle normative nazionali, decisamente non al passo rispetto all'innovazione internazionale. Nel momento in cui noi avremo delle norme che ci consentono quello, noi ci troveremo di colpo degli strumenti straordinari, perché di fatto la ricerca sta andando avanti e mentre noi lavoriamo su macchine massimo 25 kg, in altri contesti si è ben al di sopra di questa soglia. E prima della pubblicità una battuta con Andrea Ferrarese, che è insegnante di sala. Quanto presentare bene i prodotti fa la differenza? È fondamentale avere un operatore che è cosciente di quello che sta servendo, che sia un piatto, che sia il vino, ma che insomma è consapevole di quello che sta realizzando. Però abbiamo notato che questi ragazzi spiegano anche il piatto, questa è la differenza. Sì, spiegano ogni tanto con qualche difficoltà, insomma, però si impegnano, no? Davvero. E Tobia Conforto riveste il ruolo di capo chef in questo pranzo. Intanto, che esperienza è? Allora, è un'esperienza molto bella perché è il primo servizio che facciamo come terza e così possiamo anche imparare per i prossimi servizi. Senti, ma tu come vivi e perché hai fatto questa scelta? Perché mi piace servire il cliente, è un'esperienza molto bella vederlo mangiare, cioè che è contento quando vede il piatto e che lo mangia. Ho visto che però spiegate i piatti, quando li presentate fa la differenza spiegare il piatto e quindi far capire a chi poi lo mangia anche quanta salute c'è dietro. Sì, fa la differenza perché così possono capire cosa stanno mangiando e possono... cioè lo mangiano meglio e sono più soddisfatti dopo. Grazie, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, seconda parte continueremo a raccontarvi questo ricettario qui da Padova. Seconda parte di agricoltura, siamo ad Abano Terme nell'Istituto Alberghiero Pietro d'Abano e vi stiamo raccontando di un ricettario della CIA di Padova, questo ricettario della salute, che è fatto tutto con prodotti tipici della zona, ma soprattutto è un ricettario salutistico. E allora adesso parliamo con lo chef che ha poi prodotto questi piatti e li ha presentati oggi, ovvero Filippo Lazzari. Sono difficili da fare questi piatti? No, i piatti non sono assolutamente complessi, sono alla portata di tutti e naturalmente l'idea che praticamente sta dietro questo ricettario è il fatto che ci sia una salute, una cura attraverso il corpo e attraverso il cibo come carburante del corpo e quindi come cura anche della propria salute. Fatto 100, il successo di un piatto. Allora, diciamo che è molto importante la materia prima, quindi fa un buon 50%. Un 20% va alla progettazione, quindi lo studio che sta dietro del piatto.
e tutto il resto insomma è quello che è la collaborazione, il lavoro in equipe presente appunto nella brigata di cucina. Però sentiamo anche questi ragazzi, cominciamo da Lorenzo Marigo. Lorenzo, intanto perché hai scelto di fare questa scuola? Ho scelto di fare questa scuola perché ritenevo che fare il cuoco era un lavoro che mi sarebbe piaciuto ad andare avanti nel tempo e sono tuttora su questo pensiero e non mi dispiace affatto aver continuato questo studio. La soddisfazione è tanta, però deve esserci anche della gente che ti stia simpatica dietro, perché se lavori con gente con cui non vai d'accordo, secondo me non ne vale neanche la pena farlo. Che soddisfazione c'è nel produrre bene un piatto? A me fa sempre piacere quando qualcuno piace il mio piatto, cioè ovviamente. Giorgia Barichello, perché hai preso questa strada? Ho scelto questa scuola perché fin da piccola ho sempre avuto la passione di cucinare, è stata trasmessa da mia nonna, soprattutto cucinare pasticceria. E quindi ho voluto scegliere proprio pasticceria per portare avanti il sogno che ho sempre avuto, cioè aprire una mia pasticceria. Senti, quanto conta la materia prima? La materia prima conta tanto, perché se non hai materia prima non puoi fare un piatto come si deve, cioè nel senso è fondamentale per un piatto avere la materia prima. Qual è il piatto che ti piace di più da produrre? Sono i dolci, soprattutto le torte di vario genere, non ho una torta in specifico, però in generale sono le torte. Insomma, ragazza dolce? Più o meno, sì. Grazie, adesso è il momento del nostro Adriano Favaretto. In questi giorni sono veramente arrabbiato e vi dico subito il perché. Sto notando, andando in giro, quando mi accompagnano, delle potature, soprattutto sugli arbusti da fiore, cespugli da fiore, potati già autunno o inizio della stagione, inizio gennaio, febbraio, potati, e sono quelli che devono fiorire da adesso in poi. Se noi li potiamo, certamente si salveranno alcuni fiori, ma non la bellezza, l'esplosione del ramo pieno di fiori. Qui in questo caso ci troviamo di fronte a un ciliegio da fiore che sfiorisce in questo periodo. Come vedete non ha grandi potature, anzi vorrei dirvi che da quando è stato piantato avrò tirato via qualche rametto secco, come vedete che c'è qua, ma il grosso intervento di potatura non l'ho mai fatto. E perché? Perché intanto è sul posto adeguato, non dà fastidio a nessuno e quindi cresce quel po' che cresce, perché non viene più alto così. Se eventualmente c'è qualche ramo che disturba, si fa la potatura dopo la fioritura, anche se fosse luglio, dopo la fioritura. E poi la potatura deve essere leggera su arbusti così, non deve essere drastica con tagli a siepi o addirittura motoseghe, tutto abbassato, tutto uguale, sembrano dei cubi parallelepipedi, perché se tagliamo sempre così creiamo internamente della pianta o del cespuglio un fascinare. E non è che poi il prossimo anno taglieremo sempre il fascinare e dentro i rami non prendono aria, non riescono a sviluppare, non emettono gemme e abbiamo sempre questo parallelepipedo. Sì, farà qualche fiore, ma ne farà 10, non ne fa migliaia come qua. E adesso che mi sono sfogato, voglio dedicare questo cespuglio da fiori alla mia città, perché questa è la settimana del 7 aprile, ricorrenza del bombardamento di Treviso. È passato 80 anni da quel giorno che ha fatto oltre un migliaio di morti e fra i quali 100 e passo bambini. E che questi fiori siano di monito alle guerre passate, ma anche a quelli presenti. Consiglio regionale, qui bisogna dare una mano agli agricoltori, perché è vero che loro producono, è vero che qui viene trasformato, che fa promozione non solo di prodotto di territorio ma anche per il turismo, però sono schiacciati nella filiera, prendono pochissimo a fronte di chi invece guadagna molto. Questa è una questione fondamentale che è emersa agli onori della cronaca anche di recente, e un dato preoccupante è che le varie aziende stanno chiudendo e si stanno riducendo i numeri. Ora, noi siamo ben consapevoli che è una questione di mercato, ma è altrettanto vero che le istituzioni non possono rimanere indifferenti, e io penso quindi anche a partire dalla regione del Veneto, proprio per capire come fare per sostenere la nostra agricoltura da questo punto di vista.
pubblica. Cosa può fare la Regione? Secondo me può manifestare sensibilità cercando anche di convocare dei tavoli, anche di intervenire nei vari stakeholder e operatori del settore per cercare, attraverso un lavoro appunto di sinergia, di dialogo, di confronto, per dare un sostegno all'agricoltura. Grazie, adesso il nostro Renzo Gatto. Uva orsina. Perché parliamo dell'uva orsina? Beh, tra poco arriveranno le giornate calde e questo porta per parecchie donne anche delle infiammazioni urinarie, delle infezioni urinarie, delle cistiti. Cosa offre l'uva orsina? Beh, ci sono delle bellissime bacche rosse e anche le foglie. Noi utilizziamo le foglie che contengono numerose sostanze, tra cui forse quella che ci interessa di più è l'arbutina. Questa ha la proprietà appunto di avere un effetto, una volta assorbita, un effetto antinfiammatorio e anche un effetto disinfettante le vie urinarie. Come possiamo utilizzarla? Beh, vi propongo due tisane. La prima è di sola uva orsina. Prenderemo 150 ml d'acqua molto calda, ci versiamo sopra un 3 g di foglie di uva orsina essiccate, lasciamo in infusione per 15 minuti, agitando di tanto in tanto, e poi filtriamo e possiamo bere 3-4 tazze al giorno. Un'altra tisana, per me forse più importante, è questa. Prendiamo allora 40 g di uva orsina foglie, 20 g di ononide radice, 20 g di ortossifo foglie e 20 g di gramigna radice. Eventualmente ci mettiamo anche delle foglie di menta come aromatizzante. Di questa miscela prendiamo 1-2 cucchiaini da tè, ci versiamo sopra i 150 ml d'acqua bollente, agitiamo e lasciamo per 15 minuti. Dopodiché filtriamo e possiamo bere anche questa 3-4 tazze al giorno. Alcune avvertenze: queste tisane vanno accompagnate sempre con abbondante acqua nell'arco della giornata, un litro e mezzo almeno. Poi non assumere in gravidanza né durante l'allattamento. Altro aspetto importante, gli ingredienti di queste tisane vanno presi in erboristeria o in farmacia o in parafarmacia, a meno che non si conoscano molto bene le caratteristiche delle piante. Termino con una curiosità. Perché si chiama uva orsina? Beh, noi utilizziamo le foglie, ma le bacche rosse sono un ghiotto alimento per gli orsi, da cui il nome uva orsina. Alessandro Bisato, consigliere provinciale qui a Padova, in questa iniziativa conta tantissimo la formazione per poi fare promozione di un prodotto che poi diventa promozione turistica. Assolutamente sì, se ci aggiungiamo poi anche l'elemento della salubrità del prodotto, della salubrità non solo quando gli agricoltori, quindi grazie a CIA, lo raccolgono dalla terra, ma anche poi quando viene trasformato e messo sul piatto. Allora noi qui abbiamo i ragazzi di una scuola superiore che si occupa appunto di alberghiero, se sanno anche qual è il modo migliore per fare un bellissimo piatto. Ci nutriamo bene, ma ci nutriamo anche in maniera sana. La provincia cosa può fare per dare una mano a formare, per avere maggiori turisti qui? Fare da collante, ecco, io penso che il ruolo della provincia sia questo, mettere insieme in un'area vasta, quindi al di là delle appartenenze specifiche di territorio in territorio, di comune in comune, un'idea che possa essere esportata anche fuori provincia, fuori regione, fuori Italia. In provincia di Padova si sviluppa la promozione attraverso due giornate, sapori di primavera e sapori d'autunno, che mettono assieme alcune delle migliori aziende agricole di trasformazione e di vendita del loro prodotto agli astanti, che quindi non sono più solo i cittadini della città di Padova o delle città in cui si va a fare la promozione, ma anche i tanti turisti che arrivano dalle nostre parti. Grazie, adesso tocca Zampettando. Sono Gabriele Sossella del progetto Liceo Europeo e ora stiamo liberando finalmente i nostri scoiattoli. Sono rimasti in questo posto, dentro questa gabbia, per 3 settimane in adattamento. Si sono rinselvati i chiti, non ci hanno praticamente quasi più visto, siamo venuti soltanto a portar loro da mangiare e soprattutto si sono adattati, hanno conosciuto gli odori di questo posto,
hanno visto, penso, anche gli animali di passaggio del bosco, quindi magari qualche spavento se lo sono presi e magari gli farà bene per non incorrere in altri pericoli. E niente, finalmente adesso sarà il momento di lasciarli liberi. Abbiamo preparato, a proposito, non so se vedete, abbiamo preparato anche un nido sopra l'albero per riuscire comunque a farli, eccoli qua, a farli abituare. Questa è Frida, che è già uscita, a farli abituare al luogo. E però sicuramente non staranno qua, troveranno il loro territorio e quindi noi non li vedremo più, ma per ora, insomma, probabilmente Frida non vedeva l'ora di vedermi. E vai, Frida. Anche la gabbia per un po' di giorni, nel senso che se vogliono rientrare hanno... Certo, siccome appunto non è il periodo giusto, perché adesso nocciole, noci non ci sono ancora, la frutta secca è ancora, deve ancora maturare, e porteremo loro da mangiare sempre in questo luogo, in modo che sappiano che ci sarà sempre un posto dove troveranno cibo e acqua, nutrimento a sufficienza per superare questa prima fase di adattamento, però saranno liberi. Lino Tabacchi è il presidente della LILT di Padova. Io le dico tre termini: prodotto, piatto e soprattutto prevenzione. La prevenzione è la mission della LILT, nel senso di comunicazione, e è per questo che lo facciamo nelle scuole. Contattiamo 230 classi nella provincia di Padova, per cui abbiamo calcolato circa 5.000 famiglie, e andiamo in giro per la provincia in occasione dei mercati, in occasione di giornate particolari, andiamo in giro nelle cittadine a fare esami, diagnosi precoce sul nostro spazio mobile, che è un camper trasformato, e facciamo distribuzione di volantini, parliamo di formazione. Lei ha detto che il 25% del tumore è determinato da un cattivo stile di vita, ma soprattutto da un cattivo stile a tavola. Avere cura della cucina, avere cura dello stile di vita, no fumo, no alcol, rimanere sempre un pochettino sotto l'esagerazione. Ovviamente insieme a questo dobbiamo anche unire un buon movimento per insegnare ai piccoli. Cominciamo anche dall'elementare, per insegnare ai piccoli e insegnare agli adolescenti qual è il buono stile di vita. Cioè, lo devono sapere prima, è inutile andare a fare gli incontri con i fumatori che hanno 50 anni, non cambia nulla. Ma se invece parliamo ai giovani a scuola, forse qualche risultato in più lo otteniamo. Grazie, adesso le previsioni. Si va ricomponendo su di noi un campo di alte pressioni, e questo ha posto fine a un'ondata di maltempo che ha interessato un po' tutto il nord Italia, anche con precipitazioni nevose molto abbondanti sui rilievi. E quindi un'alta pressione che porterà bel tempo, come è evidente dalla carta del tempo. Vedete un sistema perturbato, ma questa carta è prevista per mercoledì, quindi a ridosso del nord Europa. Ci potrà interessare marginalmente nella giornata di mercoledì della prossima settimana. Intanto, per questo fine settimana, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, un po' di attività di cumuli, ma comincia il caldo, quindi si formano nel pomeriggio, e un po' di foschia domenica mattina, nulla più. Poi inizio la prossima settimana, i primi due giorni all'insegna del cielo sereno. Mercoledì, dicevamo, passa il sistema perturbato, un po' di precipitazione anche abbastanza consistente, ma tutto molto veloce, già nasce e si esaurisce nella stessa giornata di mercoledì. Quindi poi dalla sera e poi per fine settimana ancora la prossima, cielo in prevalenza sereno, quindi, e poi probabilmente anche oltre. Insomma, è arrivata la primavera e primavera già inoltrata. I venti sono deboli, direzione variabile, le temperature vanno aumentando, quindi le minime in pianura 10-12 gradi, le massime dai 18 ai 20, insomma oltre i 20 gradi. E l'alta adriatica è previsto da praticamente o quasi calmo o poco mosso. È tutto.
E per la conclusione siamo con il direttore di CIA Padova e il direttore di CIA Veneto, Maurizio Antonini. Un'esperienza questa di valorizzazione dei prodotti agricoli, facendo anche cultura e cultura a tavola. Italia Sounding, prodotti agricoli, giovani che svolgono un'attività importante, qual è quella della ristorazione. Mettere insieme tutto questo è un elemento importante, insieme anche ai prodotti e all'alimentazione. Questo è il progetto di CIA e CIA Padova e penso che questo sia l'elemento importante. La valorizzazione dei prodotti, la valorizzazione dei giovani che fanno cucina e soprattutto la valorizzazione anche dell'alimentazione. Dobbiamo sempre ricordarci che l'alimentazione è un altro fattore importantissimo per tutti noi. Non è che nella valorizzazione ci sia un po' di confusione, dando troppe denominazioni, forse un po' troppo a caso? Beh, guardi, oggi noi abbiamo 89 denominazioni nel Veneto, tra le DOC, le DOP, l'IGT, l'IGP, l'STG. Oggi vi è la necessità di regolamentare anche le denominazioni comunali. Dobbiamo mettere indicazione comunale o altri elementi che non portino confusione ai nostri consumatori. Grazie direttore Antonini, si chiude qui questa puntata di Agricoltura. Essendo la puntata di inizio aprile, tocca a Morgana e noi ci vediamo la prossima settimana. E Morgana del Fiume Silente ve conta il pronostico presente senza scondervi niente. Intanto saludiamo Friuli e Trieste, gente de Carnia e de Mar, che sa essere laboriosa ma sa fare anche feste. E però non ve ne è uno che se tira in drio co che c'è da far. Allora che invidiamo l'autonomia che ge fa decidere tutto, altro che no altri ormai in monotonia che spettiamo Roma che se sveglie de brutto. Politica che adesso tacca darsi da far per via del voto europeo. Tutti che te a sa contar. E se ti ascolti, ognun se il pibeo. Ma intanto il SIL mi dice che ghe sarà de sorprese. Anca se a fine le robe se sa decise. E sarà sempre il popuin a fargene spese. Ma dopo a piova vi esseren. Anca pa i nostri campi coi primisce de stagion. Gran successo de sparasi che andrà via de pien, pa non parlare del radicio verdon. In montagna col lupo i troverà una soluzione. Bestia che se drio svodare stai. Un dramma per quei che ga piegore per passione. E che tien su il bosco che non frane su in vai. E il prosecco andrà ancora più ben, con tanta gente in fiera a Verona, de ordini e cantine, e farà il pien. Che desto vin gli toccherà farghe una corona. Invece il SIL mi dice di star attenti ai stavui, perché a peste dei porsei, se qua vicin, disinfettar tutto, perché non sia amari cavui e non venga per saiadi e soppressi un gran casin. Ma su tutto, ascoltemi, arriverà l'intelligenza artificiale che acciapparà il posto di tanta gente, creando non pochi problemi in campo sociale. Assando chi non avrà idee, a casa a far niente. Se salverà come sempre i contadini, che a terra e bestie li sente col cuor. Qua e macchine non arriverà su sti gradini, perché pa' i campi che vuol passion e amor. E queste di april Morgana ve la contà, e previsione qua in pastoria. Vi auguro ogni ben e felicità. E vi aspetto a maggio per un altro pronostico in allegria!